Otto classi di cinque scuole diverse hanno preso parte questa mattina in una splendida ed affollatissima piazza Motta alle fasi finali del meeting interscolastico di Remo Ergometo, Trofeo Laura Bianchi, che ha di fatto aperto le danze nell'Horta Lake Challenge 2019. Dopo la fase eliminatoria che ha qualificato alle semifinali quattro squadre, ognuna composta da quattro studenti con il supporto di due campioni del canottaggio, ha trionfato con il tempo di 5 minuti e 22 secondi San Maurizio d'Opaglio 2, con Marta Trovato, Domenico Russo, Martin Mandrigano e Lorenzo Verdone. Insieme a loro Giorgio Tucinardi e Samuele Dal Passo. Distaccati di soli 2 secondi i ragazzi di Armeno 3, Michela Cerutti, Remi Fioretti, Antonio Giaffer, Carucci e Vincenzo Lettieri, con Marisol Lumare a spronarli Jan Fleisner e Marco Cattaneo. Terzo gradino del podio per Casale Cortecerro 1, con Filippo Amirati ed Arianna Dal Passo. A comporre la squadra terza classificata Aurora Brughera, Andrea Calderoni, Filippo Puppieni e Yonut Olteanu, con Roberto Gioiosa riserva. Quarti classificati gli alunni di Orta San Giulio 1, Eleonora Sarria, Cristina Rachele, Michele Biscuola e Daniel Contu, con Rachele Colombo riserva. A dar loro manforte con consigli ed incitamenti Chicchi Scazzosi e Marco Bedoni. Domani in calendario il quarto Horta Lake 8 Challenge, mentre domenica ci sarà la 14ª edizione dell'Italian Sculling Challenge Memorial Donangelo Villa.